Ora si vedere. registrerà la conferenza. Anzi, quel che ho visto sembrava un rudere romano. Un cantiere aperto, un buco, una facciata in piedi, una torre. Poco più, ma io l'ho vista 30 anni fa. Pareva abbandonato tutto. Non ci avrei messo un franco. Invece, tornando ogni tanto, negli anni, col lavoro a Barcellona, alla Sagrada Famiglia ho fatto una specie di abbonamento mentale. Perché cambiava, il cantiere andava avanti, non era ben chiaro come, ma si muoveva. Quella cattedrale fu incominciata nel 1882. L'architetto Gaudì, famosissimo, ci mise mano un anno dopo. Subentrò e cambiò radicalmente il progetto, però doveva partire da qualcosa che c'era già, le fondamenta. Ci lavorò per 40 anni, fino a che ne aveva 70. Gli ultimi tempi viveva dentro la cripta. E usciva pochissimo, una delle poche volte che uscì da lì un tram, lo prese sotto in mezzo a Barcellona nel 1926, andò ai funerali di Gaudì. Poi la Chiesa attraversò periodi infausti come la guerra civile in Spagna, un rogo, la distruzione della cripta dove Gaudì disegnava come gesto di sfregio anticlericale. Due guerre mondiali sono passate, il progetto è passato in dimenticatoio in un certo senso anche perché mancava una parte dei progetti dell'architetto. Eppure è continuato, è andato avanti. Voi lo sapete, io forse sono l'unico che non sapeva, che razza di chiesa avesse in mente Gaudì, che razza di cattedrale, un bosco, lo sapevate? Che era un bosco di pietra? Che le colonne sono come alberi storti nella maniera giusta per sostenere il peso. Come disegnò Gaudì delle forme che non esistevano? Mi dicono che appese il pavimento, una tavola di legno della Sagrada Famiglia con i chiodi a ocello e da sotto appese le catenelle per disegnare la forma di come immaginava quelle cupole. E poi per riprodurla prese della corda e appese dei pesi alle varie distanze in maniera da poter calcolare alla rovescia in quel punto, quale sarebbe stato lo sforzo necessario per sorreggere la cupola, se non ho capito male, tutto alla rovescia, guardando da sotto in su. E sapendo che non avrebbe visto la fine, si è messo e si è concentrato sul lavorare solo su una delle due facciate. E quando è morto, in piedi c'era una facciata e una torre, quella di San Barnaba, mi pare, ma niente più. E a guardarla sembrava quei castelli di sabbia fatti con la sabbia bagnata sulla riva del mare. Non gli avresti dato un soldo sulla solidità di quella cosa, è ancora lì e sta andando avanti, avanti, avanti. Gaudì è stato capace di far vedere a un cieco il suo progetto. Milioni di persone l'hanno sentito come proprio, forse una città intera, Barcellona, e questa eredità è passata di generazione e anche la soluzione dei problemi tecnici che all'architetto all'inizio non erano ben chiari. Non tutto sarebbe stato fattibile di quel disegno, ma nel tempo, in più di un secolo e mezzo, la tecnologia è cambiata e adesso esiste la possibilità di realizzare quello che era stato immaginato senza sapere come si sarebbe fatto. Allora, quello che cosa sono questi fogli dell'Agenda 30 delle Nazioni Unite? Lo vedete o no il progetto di una cattedrale? Io credo che non sia il primo. Ogni tanto si fa una conferenza internazionale piena di buoni propositi che devono rivoluzionare il mondo entro una certa data e poi regolarmente non passa, non si fa. Perché? Perché secondo me non sono stati capaci di far vedere la cattedrale a nessuno. Chi ci ha creduto? Perché chi disegna, chi progetta, deve riuscire a far vedere perché il lavoro possa andare avanti. Cos'è l'Agenda 30 se non una cattedrale che noi chiamiamo fabbrica del mondo?
È giù a decidere chi deve cominciare, da dove si comincia. Ah, che fa lo facciano i cinesi che hanno i soldi, no? Tocca a loro muoversi per primi, altrimenti poi ti fregheranno. Eh no, gli americani hanno fatto più danni degli altri e allora tocca a loro cominciare. Ma noi siamo l'Europa, noi siamo la civiltà più antica, dobbiamo dare l'esempio a costo di prendere una fregatura, ma tanto l'Africa non farà la sua parte, nemmeno il Sud America, questi non possono arrivare a domani. Figurati se pensano a dopodomani. Gaudì tirò su una facciata. Non sapeva come sarebbero andate sulle altre. Si concentrò su un punto di partenza. Che altro è la fabbrica del mondo se non qualcosa che un cieco trasmette agli altri? Al contrario del racconto di Carver, per vederla non esiste rendering che sia in grado di farci vedere questa cosa. Non esiste strumento tecnologico che sia in grado di darci l'emozione di un progetto così. Tocca chiudere gli occhi, tocca appendere catene all'incontrario, tocca muovere il cervello in un modo che non siamo più abituati a fare, ma la nostra specie queste cose, anche come diceva Andri, come sfide, le ha immaginate più volte. E allora chiudo gli occhi, penso che forse la Terra, il nostro pianeta, qualcosa su quel disegno ce lo sta dicendo e sta anche dicendo che dobbiamo farlo. Sì, ma come ci convinciamo che dobbiamo costruirla questa cattedrale? Come dice Noè, o con le buone o con le cattive. Ecco, buonasera a tutti. Credo che così in compagnia di Paolini e di questo pezzo, che è veramente straordinario, abbiamo dato anche modo a tutti di arrivare e anche a chi doveva di fare tutti i controlli del caso, che come sapete siamo tenuti a fare. Ma adesso ci siamo anche con dei tempi buoni, direi. Abbiamo il professor Ronchi in collegamento. È stato possibile averlo con noi con questa modalità e lui ha cercato di fare il possibile per poterci dedicare a noi questo tempo e di questo già lo ringraziamo e tra poco lo saluteremo e lo vedremo. Ecco. Qualche parola un po' di benvenuto e di grande soddisfazione, felicità, direi, emozione, spendiamola questa parola che a volte ne abusiamo, per rivederci qui in presenza. Ecco. Ci siamo lasciati 2 anni fa, nel mezzo, al momento in cui è scoppiata un po' la pandemia, interrompendo il nostro ciclo di incontri, mentre parlavamo di parole nuove per costruire il futuro, per attuare quel cambiamento d'epoca che Papa Francesco ci aveva indicato come cifra del nostro tempo. Le parole erano speranza, biodiversità, solidarietà, sostenibilità. Lo scorso anno ne abbiamo aggiunta un'altra nell'unico incontro in streaming che abbiamo fatto, ed era la parola fraternità. Il vescovo Michele Tommasi ci ha introdotto e illustrato l'enciclica uscita in quel tempo, Fratelli Tutti di Papa Francesco. Oggi, 2022, febbraio, riprendiamo i nostri cicli di incontri in presenza. Allora, lo abbiamo voluto fortemente.
il fatto dell'incontro in presenza, limitando anche molto la modalità dello streaming. Poi, chissà, è vero, abbiamo familiarizzato con questa modalità e forse la prevederemo, ma l'importante per noi era proprio insistere e credere sul fatto che la gente potesse uscire di casa per venire ad ascoltare, per venire a sentire, a confrontarsi, a recuperare un po' di quella socialità e di quelle relazioni interpersonali che, non, mi pare sia evidente un po' a tutti, sono state profondamente segnate da questo tempo di pandemia. E invece va ricostruito, va ripreso, dobbiamo ritornare ad uscire, a vederci. E non dico a toccarci, ma insomma a sentire che siamo comunità che si riunisce per così per scambiarsi delle idee, per fare dei confronti. Anche sulla parte delle relazioni penso che si dovrà adottare un piano di resistenza e resilienza, e noi su questo abbiamo voluto fare, ecco, dare il nostro contributo. Quest'anno, ritornando al nostro ciclo di incontri, abbiamo aggiunto un'altra parola alle nostre parole. La parola è transizione, anzi è un'espressione, transizione ecologica. Un'espressione che sentiamo frequentemente e che racchiude un programma di azioni politiche, economiche, sociali per i prossimi anni, che saranno anni di passaggio, appunto. Con tutte le criticità, cioè un passaggio da un oggi con tutte le criticità che porta con sé, ad un domani che dovrebbe essere migliore, il domani in cui forse dovremmo mettere in piedi o continuare a costruire quella cattedrale, no? Come diceva prima Paolini. Un domani che dovrebbe essere sicuro per le generazioni dei nostri figli e di chi verrà dopo di noi. Il nostro ciclo di incontri è appunto come obiettivo quello di cercare di scoprire qualche cosa di questo programma, di capire che cosa contiene. E con l'aiuto dei relatori cercheremo di capirne, comprenderne il significato, la portata in generale, e approfondendo poi tre temi cruciali, importanti, l'agricoltura sostenibile, le energie rinnovabili, le risorse idriche. Diceva oggi il presidente Mattarella nel suo discorso: questo è l'orizzonte che abbiamo davanti, disegnare e iniziare a costruire l'Italia del dopo emergenza, un'Italia impegnata nella difesa dell'ambiente e degli ecosistemi per le generazioni future. Non si può sfuggire alle sfide della storia e alle relative responsabilità. Nel nostro piccolo, noi oggi qui vogliamo cercare di farlo, informandoci, conoscendo, attingendo alle conoscenze e alle competenze di chi su questi temi lavora da anni, approfondisce, lavora e si impegna. Ecco perché abbiamo voluto con noi, e lui ha risposto generosamente al nostro appello, il professor Edo Ronchi. Forse non ha bisogno di presentazioni, ma noi lo facciamo lo stesso perché ci piace ricordare il suo impegno. Edo Ronchi, attivista, politico, docente universitario, un protagonista da sempre sul fronte della difesa dell'ambiente. Tra i fondatori nel 1990 della Federazione dei Verdi, una lunga esperienza parlamentare. Tra il 1983 e il 2008 alla Camera e al Senato. Ministro dell'Ambiente dal 1996 al 2000. Al suo nome sono legate leggi, il famoso decreto Ronchi del 97, numerose altre leggi a tutela e difesa dell'ambiente. Un impegno internazionale, il suo, come membro del Consiglio europeo dei ministri dell'Ambiente. La partecipazione alla definizione del protocollo di Kyoto, la preparazione di direttive europee sull'ambiente. Tra le altre cose, tra il 2013 e il 2014 è stato anche subcommissario per il risanamento ambientale dell'Ilva di Taranto, uno dei temi, diciamo così, importanti, scottanti proprio anche in relazione alla transizione.
Dal 2008, Edo Ronchi è presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, una fondazione che ha come obiettivo quello di ampliare gli orizzonti dell'ambientalismo nel confronto con i soggetti e con le tematiche della green economy e le imprese nel cambiamento verso la sostenibilità. Nel 2021, nel mezzo della crisi pandemica, pubblica il suo ultimo libro dal titolo Le sfide della transizione ecologica. E questo è anche il titolo dell'incontro di questa sera, perché ci piace che possa essere lui a disegnarci lo scenario che in questi, cioè di qui in avanti, dovremo avere presente di fronte. E che dovrebbe anche essere un po' lo scenario nel quale noi per primi, ciascuno per sé e con gli altri, agisce e fa e opera scelte. Quindi ora è tempo di cedergli la parola, lo salutiamo, la sala è bella piena, il professore non la vede, però è bella, è una gioia per gli occhi, per noi. E grazie, professor Ronchi, di essere qui. Bene, grazie a voi per l'invito e anche per questa generosa presentazione. Le sfide della transizione ecologica. Transizione indica un cambiamento di vasta portata, si usa per un cambiamento di portata storica da un'epoca a un'altra e questo cambiamento della nostra epoca ha un segno ecologico, perché deve affrontare due grandi sfide, la crisi climatica per una transizione alla quella che viene chiamata neutralità climatica, cioè non avere più emissioni che danneggiano il clima, e un cambio di modello da un'economia lineare dissipativa che spreca risorse a elevati impatti sulle risorse naturali a un modello circolare di economia. Sto provando a girare, eccola qui. Bene. La crisi climatica, e diciamo, per molti anni si è discusso le cause della crisi climatica. Ormai nel mondo scientifico e direi anche in generale, questa discussione ormai è chiusa, non ci sono più dubbi. Questo grafico riassume i motivi fondamentali sulle cause di questa crisi climatica. E quella riga nera sono l'andamento delle concentrazioni misurate, quindi non opinioni, numeri misurati di CO2, di anidride carbonica nell'atmosfera. Vedete come cresce dal 1880 questa riva sì e no, al 2020, po' meno. Passa da circa 280 parti, leggete a destra. Parti per milione in volume a quasi 400 parti per milione in volume. In corrispondenza con l'aumento della concentrazione, vedete l'andamento medio delle temperature globali sempre misurato. Quindi non siamo nel campo delle opinioni. Come vedete, da un certo punto le temperature medie diventano assumono il livello del rosso. Si intende aumenta rispetto a un livello medio di temperatura e questo aumento è costante in delle temperature in relazione all'aumento delle concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera, cioè più si concentra l'anidride carbonica in atmosfera, più si registra un aumento della temperatura media globale del pianeta. Del resto, l'andamento delle emissioni dell'anidride carbonica, il principale gas serra, ma diciamo si usa questo perché è il più significativo, è anche più facile da misurare. Vedete come va dal 1960, era meno di 10 miliardi di tonnellate, dal 60 al 2020
2021 arriva a 36,4 miliardi di tonnellate di emissioni di gas serra. Anche queste misurate, calcolate, si prendono i combustibili fossili consumati, ci sono dei coefficienti di traduzione, non siamo nel campo delle opinioni. Chi emette questi gas serra, in particolare questa anidride carbonica? Abbiamo che sei paesi, l'Unione Europea, chiamiamolo paese, regione, sono responsabili delle emissioni del 66% delle emissioni globali. Quindi è vero che i paesi delle Nazioni Unite sono circa 190 o qualcuno in più, ma il 66% delle emissioni è generato da questi sei, che sono la Cina, che è diventato il principale emettitore col 31%, gli Stati Uniti il 14%, noi Unione Europea il 7%, l'India il 7%, la Russia il 5%, il Giappone il 3%. Ovviamente notate tutti questo picco, questo svettamento delle emissioni della Cina negli ultimi 20 anni, che ha fatto sì che la Cina diventasse il principale emettitore mondiale di gas serra. Ma oltre alle emissioni totali bisogna anche tener conto delle emissioni pro capite, cioè quanto emettiamo a testa ogni cittadino. Beh, vedete il grafico e i grafici. Vedete che l'India, è vero che come emissioni globali sono significative, però l'India è ancora 1,8 tonnellate a testa nel 2020. La Cina invece ormai è a 7,4 tonnellate pro capite, cioè emissioni pro capite non solo più elevate complessivamente, ma anche pro capite più elevate di quelle europee. La media globale è 4,5. Gli Stati Uniti rimangono quelli con le maggiori emissioni pro capite al 14,2. Dal punto di vista dell'origine di queste emissioni totali, il carbone è il responsabile del 40% delle emissioni di gas serra. Quindi questa attenzione che bisogna eliminare il carbone per contrastare il cambiamento climatico è evidente, i numeri lo dicono in modo chiaro, il 40% delle emissioni, 14,7 miliardi. L'olio, cioè i derivati dal petrolio, 11,5 per il 32%, ma anche il gas, c'è una discussione recente sul gas, certo di meno, circa la metà, un po' di più della metà, delle emissioni del carbone, però stiamo sempre a 7,7 miliardi di tonnellate, anche le emissioni del gas non sono mica uno scherzo, il 21%, cioè la neutralità climatica richiede anche l'eliminazione delle emissioni del gas, non ci piove, i numeri sono chiarissimi. Poi c'è le emissioni della produzione del cemento, queste sono emissioni di processo che sono significative per produrre il clinker, che richiederebbero dei cambiamenti molto importanti, non di natura energetica, che sono circa il 5%. Si pensava, anch'io ero un po' tentato, che la pandemia avesse tolto l'attenzione dei cittadini dalla crisi climatica. Il World Economic Forum pubblica ogni anno un rapporto globale sulla percezione dei rischi. Ovviamente lo fa anche per ragioni di aspettative di mercato, degli investimenti, della finanza. Colpisce che nel rapporto di quest'anno, questo è appena pubblicato, e quindi i rischi sono rapporto per rischi percepiti 2022, al primo posto come rischio temuto su scala mondiale, secondo questo rapporto, c'è il fallimento dell'azione climatica. C'è un grande timore mondiale, che è la grande preoccupazione. Fate conto che c'è ovviamente, poi al secondo punto delle preoccupazioni, c'è le variazioni climatiche estreme, c'è la perdita di biodiversità al terzo posto,
c'è l'erosione della coesione sociale, c'è la crisi dei livelli di vita. Ecco, la pandemia è al sesto posto. Beh, insomma, c'è dentro fra le principali preoccupazioni. Gli scenari mondiali che abbiamo di fronte, per avere almeno un quadro, non riuscirò certo a disegnare una cattedrale, ma dovrei dare un po' il quadro della tematica. Bene, questo scenario è fatto dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, quindi non è una fonte, chiamiamola ambientalista. Dice, secondo il scenario STEPS, cioè le tendenze attuali, le emissioni continuerebbero anche fino al 2050. Secondo lo scenario APS, quello lì che vedete in giallo, che è lo scenario dei provvedimenti annunciati, non ancora presi, però annunciati alla conferenza di Glasgow, se fossero attuati, l'andamento delle emissioni arriverebbe abbiamo visto, 36 a circa 20 miliardi di tonnellate. Per arrivare a net zero emission, allo scenario della neutralità climatica, guardate la distanza di emissione con la curva, quella più bassa, NZI, che vedete, c'è una bella differenza di gap da colmare rispetto all'effetto delle misure annunciate dai vari paesi a Glasgow, cioè c'è un deficit di impegno molto importante. Quali sarebbero le variazioni di temperatura secondo quegli scenari che abbiamo visto adesso? Lo scenario net zero emission, la temperatura punta al grado e mezzo come valore medio, il puntino giallo, però con un'incertezza in un intervallo che potrebbe anche arrivare ai 2 gradi. Con lo scenario misure annunciate siamo sopra i 2 gradi di aumento medio della temperatura globale, che potrebbero arrivare anche a 3. Con le misure in atto, gli STEPS, arriveremmo sicuramente oltre il 2 gradi e mezzo, ma potremmo anche superare i 3 gradi e mezzo. Qual è la differenza fondamentale fra lo scenario APS e net zero, NZE, net zero emissions? E come vedete, la differenza fondamentale è in questa fascia verde, cioè nella quota di energia rinnovabile, che dovrebbe, per arrivare alle zero emissioni, il grafico a destra, la fascia verde, rispetto a quello delle misure annunciate, dovrebbe all'incirca raddoppiare la quota di rinnovabili sul consumo di energia al 2050. Ma cerchiamo di avere un po' un'idea di cosa dovrebbe succedere per arrivare alla neutralità climatica. Avere un'idea degli ordini di grandezza, alcuni indicatori importanti che dovrebbero cambiare. L'intensità energetica, cioè i megajoule, l'unità di misura dell'energia per dollaro, dovrebbe passare da 3 a 2,2 a 1,7, cioè calare l'intensità energetica nei prossimi 10 anni. Alla prima, non vedete sopra, non so se lo vedete, la prima tabella, non so, accidenti, il primo è 2020, 2030, 2050. L'elettricità nei consumi energetici dovrebbe passare, adesso nel mondo, nel 2020, l'elettricità costituisce il 20% dei consumi energetici in percentuale, dovrebbe arrivare al 26%. Quindi deve aumentare si chiama penetrazione elettrica, e arrivare a circa la metà dell'energia, quindi più del doppio di quella che consumiamo adesso in percentuale all'energia totale. La percentuale di energia da fonti fossili adesso a livello mondiale è il 79%, quindi l'energia rinnovabile totale per elettricità, calore e carburanti è il 21%.
dovrebbe arrivare, scendere al 62% e al 2050 dovrebbe scendere al 22%, che calo di tutti i combustibili fossili. La percentuale di elettricità rinnovabile dovrebbe passare dal 28% attuale nel mondo, più che raddoppiare al 2030 e arrivare all'88% dell'elettricità mondiale. Nel 2050 dovrebbe venire da fonti rinnovabili. Come dovrebbe, da dove viene tutta questa elettricità? Attualmente nel mondo il 9% delle rinnovabili è costituita dalla fonte eolica e solare, dovrebbe crescere al 40% per poi arrivare al 68%, cioè la crescita delle rinnovabili sarà affidata sostanzialmente alla crescita del solare e dell'eolico. La percentuale degli edifici energeticamente efficienti, adesso è circa il 20%, dovrebbe più che raddoppiare al 50% per arrivare all'85%. Nell'industria ogni megajoule di energia consumata si emettono oggi mediamente nel mondo 41 grammi di CO2. La decarbonizzazione dell'industria dovrebbe dimezzare la CO2 circa da 41 a 21, per praticamente diventare residuale solo 3 grammi a megajoule nel 2050. Le emissioni delle auto, che adesso sono mediamente 200 grammi per chilo di CO2 per chilometro nel 2020, dovrebbero scendere a 106, quindi quasi dimezzare in 10 anni, per scomparire sostanzialmente, cioè nel 2050 non ci saranno più auto a combustione, né diesel né benzina, sempre se stiamo sullo scenario della neutralità climatica. Le auto elettriche, ibride, plug-in e a idrogeno adesso sono il 5%, in 10 anni dovrebbero esplodere numericamente per arrivare al 100%. Ecco, questo grafico, io devo fare un po' la svelta, se no non finisco più stasera, compara le misure che sarebbero necessarie e nell'elenco dei paesi del G20, non ho il tempo perché sono 20 i paesi, dove c'è il bollino scuro che vedete vuol dire che la misura è piena. Così a spanne vedete che le carenze, questa è dell'UNEP, questa, quindi Nazioni Unite, vedete che anche l'Unione Europea c'ha un po' più di bollini neri di cose che sta facendo per la neutralità climatica, la Francia ne ha un po' di più, la Germania, mi spiace segnalare, ma è l'UNEP che pubblica questa tabella, l'Italia non ne ha neanche uno, vuol dire che l'Italia sta in ritardo sulle politiche e le misure per la neutralità climatica, secondo questa tabella pubblicata dall'UNEP, che non ho tempo di commentare nel dettaglio. C'è una discussione, questo percorso così impegnativo verso la neutralità climatica porta posti di lavoro o li riduce? L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha esaminato i vari scenari e ovviamente dipende, il carbone diminuisce, l'olio e il gas diminuiscono, l'end use delle renewable aumenta, le bioenergy aumentano, insomma, le macchine un po' aumentano, un po' diminuiscono, le reti aumentano, eccetera, eccetera. Ma in totale, nei due scenari, avremmo 13 milioni di posti di lavoro in più su scala globale con le misure annunciate. Se dovessimo prendere lo scenario più impegnativo, cioè le zero emissioni nette al 2050, i posti di lavoro in più, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, sarebbero 27 milioni. Quindi non avremmo solo un vantaggio ambientale evidente, ma anche un vantaggio occupazionale, 27 milioni di occupati in più, non è mica uno scherzo. Il percorso dell'Italia verso la neutralità climatica. Ecco, il grafico vi dice le emissioni che abbiamo avuto fino al 2021. Nel 2020 c'è stato un calo, il 21 con il rimbalzo economico c'è stato un aumento delle emissioni di gas serra. Dovremmo arrivare, almeno secondo lo scenario europeo, meno 55% al 2030,
meno 80% al 2040 per annullarle al 2050. E le emissioni di gas serra nei settori, per avere un'idea, insomma, nell'industria le non energetiche sono il 52%, adesso anche qui, e come ovvio nei trasporti il grigio, cioè le emissioni del petrolio, sono la gran parte, sono 102 su 105, negli edifici è molto il gas, e via dicendo. Cosa dovremmo fare? Ecco, qual è la cattedrale che dovremmo avere? Adesso qui devo togliere questo, se no non vedo. Ecco, qui questo quadro vi dà l'idea dei cambiamenti che dovremmo attuare in Italia. Le emissioni di gas serra complessivi al 2030 45%, l'industria 43%, edifici 55%, trasporti 29%. E questo è uno scenario che ha elaborato Italy for Climate, che è un network promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Le fonti rinnovabili, la crescita che ci dovrebbe essere, praticamente devono raddoppiare, più che raddoppiare nell'industria, 69% in più negli edifici, nei trasporti il 241% in più, nell'agricoltura. I consumi di energia devono calare un po', ovunque l'elettrificazione deve migliorare parecchio. Adesso non mi va più. Bene, bravo. Non so che ho combinato, eccolo lì. E lo stallo delle rinnovabili in Italia, fra i problemi che abbiamo per la transizione ecologica. Io non so dove metterlo, questo lo caccio di qua. E le rinnovabili elettriche stanno crescendo poco, adesso anche qui non voglio perdere troppo tempo, solo un terawattora l'anno. Dovremo andare da poco meno di un gigawatt a 7-8 gigawatt nei prossimi 10 anni. Anche le termiche stiamo crescendo troppo poco, e così nei trasporti. Vabbè, questo è uno scenario dell'ultimo decreto legislativo sulle rinnovabili, che è stato presentato, il cosiddetto RED 2, che dovrebbe modificare la situazione, anche se diciamo stiamo partendo ancora molto lentamente. Dovremmo sostanzialmente ridurre del 15% i consumi di energia, del 40% i fossili al 2030, raddoppiare le rinnovabili, ve l'ho già detto, dal 20 al 40, aumentare l'elettricità dal 40 al 70, le termiche dal 20 al 50, i biocarburanti da 1,3 a 3,5 megatep. Queste misure di maggior rilievo, delle quali si sta discutendo, ma che sono state introdotte, sono schemi di sostegno che cambiano, sono le autorizzazioni, le procedure che vanno accelerate, la promozione si punta molto sull'autoconsumo e le comunità energetiche, devono avere uno spazio le bioenergie, in particolare il biometano, si deve promuovere molto la mobilità elettrica. Però questo è uno schema dei provvedimenti, mi dà l'idea della complessità della procedura, non ve li sto a dire, perché sono tutte misure che devono essere attuate per dare seguito a quel decreto legislativo di fine anno scorso, che ha portato al recepimento della direttiva europea sullo sviluppo delle rinnovabili. In buona sostanza abbiamo delle difficoltà, è un percorso molto complesso, per prendere un giusto passo nello sviluppo delle rinnovabili necessario alla neutralità climatica.
Il secondo punto della transizione è quello del passaggio da un modello lineare a un modello circolare di economia. La ragione di fondo ve la dice, spero la comunichi chiaramente, questo grafico. Questo grafico dal consumo dei materiali dal 1910 a circa il 2000. Ed è veramente impressionante la crescita che c'è stata. Il consumo di materiali nel 1920 era, pensate, 10 miliardi di tonnellate. In mezzo secolo è cresciuto a 26 miliardi di tonnellate. Negli ultimi 50 anni è balzato a 100,6 miliardi di tonnellate, è quadruplicato. Cioè abbiamo avuto una crescita doppia del tasso di aumento della popolazione mondiale. La popolazione mondiale è aumentata da 3,7 miliardi a 7,5, adesso siamo circa 8, ma il tasso di aumento del consumo dei materiali è quadruplicato. E il tasso mondiale di circolarità, cioè il rapporto fra il materiale riciclato e il totale consumato, è solo l'8,6. Cioè solo 8,6 miliardi di tonnellate è il materiale di quei 100 e rotti miliardi che consumiamo proveniente dal riciclo. Pensate che se dovessimo proseguire col trend attuale dovremmo consumare 170-184 miliardi di tonnellate all'anno al 2050. Un consumo di materiali di questa dimensione veramente sarebbe sconvolgente. Innescherebbe una guerra per gli approvvigionamenti delle materie prime, una competizione con il terreno destinabile alla produzione agroalimentare, deforestazioni insostenibili. Insomma, non è sostenibile. Non si può continuare con questo modello di consumo di materiali, bisogna cambiare il modello di economia da lineare a circolare. Questa è la sostanza che dicono questi numeri, e lo ripeto anche qui, poi le opinioni possono cambiare, ma i numeri purtroppo sono molto tristi. E nell'economia lineare, questa è una descrizione delle differenze fra i due modelli, che ci fa ragionare un po' sui due modelli, fatto dall'Agenzia Europea per l'ambiente. Nell'economia lineare il prodotto è la fonte della creazione del valore. I margini di profitto sono basati sulla differenza fra il prezzo di mercato e il costo di produzione. Per aumentare i profitti si punta, come vediamo tutti, a vendere più prodotti e a rendere i costi di produzione più bassi possibile. L'innovazione tecnologica punta a rendere i prodotti rapidamente obsoleti e a stimolare i consumatori ad acquistare sempre nuovi prodotti. I prodotti di breve durata sono preferiti perché sono più a buon mercato ed è più redditizio vendere nuovi prodotti che mantenere e riparare quelli vecchi. Nell'economia circolare i prodotti dovrebbero essere parte di un modello di business integrato focalizzato sulla fornitura del servizio. La competizione basata sulla creazione di un valore aggiunto del servizio del prodotto e non solo sul valore della sua vendita. I prodotti dovrebbero essere parte degli asset dell'impresa e la responsabilità del produttore dovrebbe guidare una longevità del prodotto, il suo riuso, la sua riparabilità e riciclabilità. La provvigione generata dalla fornitura del servizio dovrebbe essere collegata alla localizzazione del consumatore, che avrebbe bisogno di accessibilità al fornitore del servizio, e ciò porterebbe a dare priorità ai prodotti locali. Nell'economia lineare i produttori vogliono nuovi prodotti che tengano il passo con la moda e con gli avanzamenti tecnologici, cercano anche online la versione più economica sui mercati internazionali. La competizione che guida le politiche è basata su un link fra la produzione di massa di beni e i tagli dei costi, con frequente risultato di abbassare
retribuzione e generare meno occupazione. Possedere il prodotto è considerata la via normale per utilizzarlo. Farlo riparare è in genere difficile e costoso. I prodotti a fine vita, rotti o obsoleti, sono considerati un peso da smaltire come rifiuti spendendo il meno possibile. Nell'economia circolare, per soddisfare la necessità del cliente, si dovrebbe puntare, oltre che sull'accessibilità del prodotto, alla soddisfazione che proviene dal suo uso. Se volete, dovrebbe essere anche un'economia un po' più intelligente. Differenti segmenti di consumatori possono accedere a servizi forniti dai prodotti a loro scelta senza possedere i prodotti. Il contratto di fruizione del servizio fornisce un incentivo al produttore per la cura del prodotto e anche per far ritornare il prodotto al fornitore dopo l'uso. Si richiede quindi, oltre a una forza di lavoro in genere più specializzata, la gestione dei prodotti come beni locali, meno facilmente delocalizzabili, con minore incentivo verso la corsa al basso nelle politiche sociali e ambientali. Quindi, riassumendo, i contenuti fondamentali dell'economia circolare, secondo l'Action Plan presentato dalla Commissione europea, riduzione dell'utilizzo delle risorse, quindi del materiale usato in un prodotto, nella fornitura di un servizio, attraverso il design circolare, il tasso di utilizzo con modelli di condivisione, di noleggio, con prodotti edifici di maggiore durata, maggiore efficienza energetica, anche con maggior ricorso alla digitalizzazione. L'allungamento dell'utilizzo delle risorse. L'utilizzo delle risorse è ottimizzato, esteso con il design durevole, materiali e servizi che prolungano la vita, la riparazione, la rigenerazione, che contribuiscono a rallentare i tassi di estrazione delle materie prime vergine. Per essere circolari bisogna puntare ad un uso durevole del materiale, a materiali modulari che facilitino prodotti modulari che facilitino lo smontaggio, la riparazione, la rigenerazione e il rimodellamento. Utilizzare materie prime rigenerative, sostituendo quindi combustibili fossili con fonti rigenerative, quindi rinnovabili. Riutilizzo delle risorse, il riutilizzo dei materiali a fine vita alimenta un flusso circolare di risorse attraverso la raccolta di rifiuti di qualità, in modo che i materiali mantengano il valore in ciascuna fase di riutilizzo, con un design per la riciclabilità dei materiali, un design per lo smontaggio, il riciclaggio e il riutilizzo. Una osservazione che viene introdotta nel cambio di modello è quello che punta a legare la decarbonizzazione all'economia circolare, perché è provato, ci sono numerosi studi, Agenzia Europea ed altri, che dimostrano che per ridurre i target, per raggiungere target impegnativi di riduzione dei gas serra, è necessario aumentare i tassi di circolarità, che migliorando i tassi di circolarità si hanno anche vantaggi climatici. Del resto, se risparmi materiali, risparmi anche energia. I processi circolari sono più efficienti anche dal punto di vista energetico, quindi è anche intuitivo che riducano i consumi di energia e quindi le emissioni di gas serra. Raddoppiando il tasso di circolarità si avrebbero dei vantaggi molto importanti, soprattutto in una serie di produzioni anche dal punto di vista climatico. Per avere un'idea del potenziale dell'economia circolare in Italia, vi cito questo rapporto che è fatto dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che calcola alcuni indicatori di circolarità nella produzione e dà un valore indice, per esempio utilizzando il tasso di produttività delle risorse,
cioè i chilogrammi di gli euro generati per chilogrammi di materiale. In Italia è abbastanza alto, insomma, 3,3 euro per chilogrammo, la Francia è più basso, 2,9, 2,4 la Germania. Insomma, i tassi di circolarità nella produzione, mettendo insieme questi indicatori, indicano una buona posizione dell'Italia nel tassi di circolarità nella produzione, anzi, rispetto alle grandi economie europee, è una economia, quella italiana, che potrebbe avere maggiori vantaggi di circolarità nella produzione. Nel consumo perdiamo un po' di posti, perché nel consumo di materiali, diciamo, siamo un po' meno circolari, non tanto per il riciclo dei rifiuti, ma per la parte di quota di energia rinnovabile. Nella gestione dei rifiuti invece recuperiamo, perché abbiamo una buona circolarità nel riciclo dei rifiuti. Nell'innovazione per l'economia circolare l'Italia perde di posizione, ma qui sappiamo che i tassi di innovazione, soprattutto investimenti nella ricerca, anche per i cambi, diciamo, i cambiamenti tecnologici dei processi produttivi, servono investimenti di innovazione. Qui perdiamo posizione, scendiamo addirittura al quarto posto. Complessivamente, facendo una media ponderata di questi indici, però nel performance complessivo dell'economia circolare, l'economia italiana è potenzialmente, diciamo, più circolare delle altre grandi economie europee. Siamo una manifattura che ha poche e scarsa di materie prime, quindi siamo spinti verso l'economia circolare. Per noi sarebbe anche un buon affare. E qualche considerazione conclusiva, poi ovviamente sono a disposizione se avete domande, qualche richiesta, perché i temi affrontati sono veramente tanti. Come stiamo vedendo, il 22 quest'anno si è aperto con un forte rialzo dei prezzi delle fonti fossili di energia e di molte materie prime. Energia, soprattutto il gas, ma poi a cascata elettricità, ma anche il petrolio. E ci sono stati ritardi di approvvigionamento causati in massima parte dal rimbalzo della domanda dopo la rovinosa caduta provocata dalla fase più acuta della pandemia da Covid-19 registrata nel 2020. Ecco, questi fattori, queste condizioni dovrebbero agire come fattori di spinta per la transizione verso l'economia circolare. Cioè, dovrebbe essere sempre più chiaro che avremo bisogno di un uso più efficiente delle risorse e dell'utilizzo più circolare dei modelli di produzione e di consumo. Tuttavia, le spinte contrastanti sono forti. L'emergenza non è ancora superata e continua ad assorbire attenzione, misure pubbliche e a condizionare scelte in un'ottica di emergenza, di breve periodo. E quindi, nonostante le buone intenzioni, le dichiarazioni, anche le misure parziali a favore del Green Deal, le misure emergenziali per stimolare la ripresa sono spesso tradizionali, mirate a far riprendere ogni attività, senza troppe preoccupazioni per gli impatti ambientali e climatici. Infatti, la ripresa globale del 2021 ha segnato anche un significativo aumento dei consumi globali di materiali, dei combustibili fossili e di emissioni di gas serra. Dobbiamo puntare invece su un netto disaccoppiamento, non è facile, fra lo sviluppo e il consumo delle risorse. Il trend delle previsioni fatte all'inizio di quest'anno, speriamo che siano smentite e migliorate nei prossimi mesi, per ora però non segnalano inversioni di tendenza, ma continuano ad indicare un trend di aumento sia delle emissioni di gas serra
sia dei consumi globali materiali. Quest'anno sarà l'anno dell'approvazione delle linee programmatiche per l'aggiornamento della strategia nazionale per l'economia circolare. La prima bozza messa in circolazione il 30 settembre, quindi è fresca, ha una buona impostazione generale, ma è carente nell'indicazione di obiettivi incisivi, di misure da adottare entro scadenze definite, di individuazione di indicatori per misurare le performance attese, di attribuzione di competenze. Insomma, cosa voglio sottolineare? Che l'economia circolare non è più un concetto importante, non è più solo una visione della cattedrale necessaria, ma richiede misure, bisogna passare un po' di più all'operatività. Per aumentare il passo nella conversione verso un'economia circolare, si dovrebbe incentivare maggiormente i produttori ad adottare modelli circolari per i loro prodotti, promuovere le simbiosi industriali. Simbiosi industriali vuol dire che gli scarti di una produzione devono entrare in altri processi produttivi, se evitando addirittura che diventino rifiuti. E si può fare, si fa, in certi versi si fa, agevolando l'impiego dei sottoprodotti, semplificando le procedure per la cessazione della qualifica di rifiuto dopo il riciclo. Servono anche misure per una maggiore circolarità dei consumi. Per esempio, cose semplici, mettere a disposizione dei consumatori le informazioni fondamentali per assicurare la maggiore durata del bene e la conoscenza della sua riparabilità, o per un maggior ricorso all'utilizzo condiviso di beni e di servizi. Per chi volesse ulteriori approfondimenti della serie Pubblicità Progresso, pubblicato, come veniva detto, proprio qualche mese fa, questo testo, Le sfide della transizione ecologica, che vedete qui. Se avete domande, sono a vostra disposizione. Ecco, grazie, grazie professor Ronchi, tante cose che credo abbiano stimolato molto il nostro interesse e chi lo sa forse anche il nostro impegno. Io mi auguro senz'altro di sì. Possiamo vederla? Riusciamo? mi vieni tu, io non valgo niente dal punto di vista te. Eccolo. Oh, ecco. Però c'è il video condiviso. Francesca, puoi togliere? Io mi vedo, eh. Io mi vedo, però non so com'è. Ecco, togliamo adesso, dovremmo togliere la condivisione dello schermo così la possiamo vedere a tutta, okay, a tutta immagine. Francesco. Sì. Ah, ecco, dai, sì. Qualcosa si riesce a fare. Fin qua. Ecco. Qua. Finalmente, ecco così la vediamo, la vediamo bene. Ecco, dicevo, sicuramente molti spunti e non so se qualcuno ha già qualche domanda. Ecco, cortesemente dovreste venire qui perché altrimenti dalla sala non si riesce a sentire. Buonasera professor Ronchi, volevo chiedere avere un suo parere su alcune questioni, per esempio sul tema del nucleare,
Pare che l'Europa abbia deciso di includere tra le rinnovabili anche il nucleare, a certe condizioni comunque l'ha incluso, e questo era un quesito. Poi sul tema sempre delle rinnovabili, sappiamo che una delle rinnovabili sono i pannelli fotovoltaici, e ci sono questi campi fotovoltaici che determinano un notevole consumo di suolo. E volevo anche qui avere una sua opinione. Poi l'ultima cosa che volevo chiedere, per incentivare l'economia circolare, a suo avviso sarebbe forse utile modificare la definizione di rifiuto per rendere meno stringente questo concetto, che a volte appunto è abbastanza difficile da superare? Grazie. Bene. E come forse saprete, c'è stato un ampio e vivace dibattito sulla proposta che ha fatto la Commissione europea di inserire nella tassonomia, vuol dire classificazione, degli investimenti ai fini della ecosostenibilità, anche dell'energia prodotta da centrali nucleari, senza particolari condizioni per riguardo anche l'aggiornamento delle centrali esistenti, per il motivo che sono a basse o quasi nulle emissioni di carbonio. E questa scelta è stata criticata da parecchi, io sono tra questi, perché la tassonomia, cioè questa stessa classificazione, usa il principio del do not harm, cioè di non fare altri danni. Non basta che tu produci un beneficio ambientale, non devi generare altri danni, mentre se riduci le emissioni di gas serra non devi, ad esempio, come fa il nucleare, generare rifiuti radioattivi che non sei in grado ancora oggi di gestire in maniera sicura. Devi bonificare i siti dove hai costruito le centrali, e ancora oggi questi siti è difficilissimo, perché dove c'è una contaminazione radioattiva la voglia bonificare è molto costoso, molto lungo e anche molto complicato. E poi ci sono anche problemi nel ciclo del nucleare, non solo il funzionamento delle centrali, che hanno dimostrato di avere una probabilità di incidenti bassa. Però quando succedono, come Chernobyl e Fukushima, bassa probabilità con conseguenze disastrose, significa si fa l'integrale, vuol dire pericoloso nel metodo di analisi di rischio. E quindi molti ritengono, io sono fra questi, che sia stata un po' una trattativa politica, non di merito tecnico ambientale, cioè la Francia ha un problema di finanziamento per sistemare i suoi reattori, ce n'ha una cinquantina, in gran parte sono vecchi, ha difficoltà a reperire finanziamenti, se invece potesse attingere ai green bond potrebbe più facilmente finanziare la rimessa in opera di questi impianti, e la Francia ha un peso ovviamente nell'Europa, ma è più un problema politico. E si è usato in maniera un po' disinvolta la classificazione verde. Io penso che salti agli occhi. Poi uno può essere favorevole o contrario al nucleare. Io sono sempre stato, come è noto, fra gli antinucleari, ma non è questo il punto. Non è che mi puoi dire però che il nucleare è ecologico, perché stiamo proprio esagerando. Perché, insomma, è come dire... Cioè io posso fare centrale nucleare, mangiare biologico, tutto ecologico, insomma, mi sembra un po' esagerato. Adesso questa proposta che è stata contrastata nella Commissione europea, credo che siccome serve 20 paesi per fare blocco, non ci saranno 20 paesi, ma poi deve andare al voto del Parlamento europeo, mi pare molto difficile che passi questa proposta della Commissione nel Parlamento europeo. I rischi che venga bocciata, i rischi per la Commissione sono piuttosto alti. In ogni caso, segnalo che c'è una struttura di consulenza della Commissione.
che si chiama Platform on Sustainable Development, non on Finance Sustainable, sulla finanza sostenibile, che ha dato il parere contrario. E cioè il mondo stesso della finanza ha detto: guardate che col greenwashing poi gli investitori non ci credono più, perché se date dei criteri chiamando ecologici investimenti che ecologici non sono, poi la gente dice non si fida del meccanismo, e mentre i green bond con garantiti come investimenti sostenibili stanno andando molto bene, c'è una forte domanda di green bond, se li contaminate con le centrali nucleari mettete in crisi tutto il sistema. E la piattaforma europea della finanza sostenibile ha dato parere contrario, ha detto di ritirare questo provvedimento. Quindi è, diciamo, la questione piuttosto controversa. Sulla seconda, sull'impatto degli impianti fotovoltaici o eolici. Intanto bisogna sempre ricorrere alla programmazione. Non credo che manchiamo di aree dove mettere gli impianti delle rinnovabili. Intanto ci sono molti tetti liberi, cioè, non è che devi proprio metterlo sul tetto sul palazzo storico. Gli impianti rinnovabili integrati, cioè le vetrate, le tegole, i rinnovabili fotovoltaici che si vedono poco, ormai cominciano ad esserci. Ci sono aree dismesse, aree industriali dismesse in abbondanza, ex discariche bonificate, che ovviamente sono sempre siti di discariche, terreni incolti, aridi, non coltivabili, non coltivati. Insomma, io penso che con una buona programmazione non c'è bisogno di consumare aree, anzi bisogna evitare di consumare aree fertili, pregiate, con impianti in qualunque modo, non solo con impianti rinnovabili, perché poi consumiamo 50 km quadrati di terreno, di suolo all'anno in Italia, stiamo attenti, e facciamo poco recupero, poca rigenerazione urbana, poco riutilizzo di aree contaminate e già urbanizzate. In linea generale però dobbiamo essere consapevoli che abbiamo bisogno di tante fonti rinnovabili, che la crisi climatica non è uno scherzo, è una crisi ambientale molto seria. Io sono stato invitato da Greenpeace, ormai sono passati 4 anni, a vedere un documentario proiettato da Greenpeace, no, era più di 4 anni, perché era prima del summit che ha portato poi alla COP dell'accordo di Parigi, quindi 2015. Questo documentario mostra la catastrofe climatica c'è stata, il mondo insomma è devastato dal riscaldamento globale, le terre molto sommerse, e su una nave di Greenpeace stanno riflettendo sul perché non siamo riusciti a fermare il cambiamento climatico in tempo, quando potevamo farlo ancora, cioè ora. E si mostrano varie in questa indagine ricostruita, no? Si comincia ovviamente dalla pressione delle multinazionali, del carbone, del petrolio, dell'automobile. E poi si arriva a una comitato che contesta una pala eolica in Olanda fatto in nome dell'ambiente. C'è una vivace contrapposizione con questi che ritenevano, per ragioni paesaggistiche, che la pala eolica non dovesse essere fatta, e riescono a frenare lo sviluppo dell'eolico per questi motivi. Greenpeace dice anche questo ha concorso a fare questo disastro climatico. Non credo che possa essere sospetta di connivenza con gli interessi industrialisti Greenpeace. Questa riflessione a me, io me la tengo ben presente. Bisogna trovare un equilibrio, tenere presente che non sempre c'è la soluzione ottimale, che
Certo, a volte a qualcuno a me le pale eoliche, se dico veramente, a me non danno fastidio, però capisco, ovviamente non è che me le devi proprio mettere vicino al monumento storico, questa è una stupidaggine, ovviamente. Però non possiamo avere tutto, dobbiamo fare delle scelte di priorità. E la crisi climatica, dal punto di vista ambientale, è senza ombra di dubbio una priorità. I danni all'agricoltura. Provate a misurare, a valutare i danni che sta generando all'agricoltura il riscaldamento globale. La siccità prolungata, che ne siamo vittima, nella quale siamo immersi non solo d'estate, anche nei periodi come quello attuale, sta provocando danni alle coltivazioni, e che poi si sentiranno dopo in primavera con le fioriture e via, molto importanti. E poi anche ovviamente a seguire la biodiversità, l'impollinazione, gli insetti, alcune specie che non si adattano, il pericolo degli incendi che quando si innescano sono devastanti. Insomma, gli impatti non solo sociali ma anche ecologici del riscaldamento globale sono veramente importanti. E senza tante fonti energetiche rinnovabili non saremmo in grado di farvi fronte, come dimostrano gli scenari che ho cercato di farvi vedere. Sui rifiuti, cambiare la definizione? No, non credo che sia quello il punto, a meno che alcuni eccessi burocratici sui sottoprodotti. Non so se tutti siete a conoscenza di queste definizioni giuridiche. Il sottoprodotto è quando in un processo produttivo hai uno scarto che però non butti via, che puoi riutilizzare in un processo produttivo o nello stesso o in un altro, senza nessun trattamento, non è un rifiuto, ma è un sottoprodotto e lo riutilizzi, non hai bisogno di trattarlo come fosse un rifiuto. Ecco, a volte si è troppo pignoli e anche se sei sicuro che lo riutilizzi sicuramente, lo fai diventare un rifiuto. Ecco, in quel senso lì sì, se posso usarlo come sottoprodotto, io sono per facilitare. Anche il riciclo che segna la cessazione. Se io faccio il riciclo, ottengo dopo il riciclo un altro prodotto, non è più rifiuto, se no perché dovrei fare il riciclo se ottenessi ancora un rifiuto? Anche lì non bisogna essere eccessivamente burocratici. È vero che qualcuno se ne è approfittato facendo passare smaltimenti per ricicli, però l'eccezione non deve portare a irrigidire troppo la regola. Ecco, questo penso io. Essere seri, essere rigorosi e vedere diciamo, l'insieme dei processi produttivi e delle coerenze ambientali. Nella gestione dei rifiuti comunque abbiamo fatto dei grossi passi avanti, oggi abbiamo una fiorente industria del riciclo e abbiamo ancora delle sacche di arretratezza, dei punti di recupero. Molti o quasi tutti noi facciamo una buona raccolta differenziata ormai, e questo ci ha consentito di fare degli enormi progressi nella riduzione degli smaltimenti dei rifiuti urbani e sono sorti intere filiere produttive. Come abbiamo visto prima, questo dei rifiuti non è tutta l'economia circolare, ma è un pezzo importante del cambio dei modelli di produzione e di consumo. Il rifiuto alla fine diventa una risorsa, no? Non è più un problema del quale dobbiamo disfarci, ma è un materiale che va trattato bene, riutilizzato, se è organico va messo nei digestori per fare biogas, biometano e compost di qualità, se è un materiale va riciclato e separato accuratamente. Nelle raccolte differenziate lì possiamo veramente fare sempre qualcosa in più. Lo dico anche per me perché mi accorgo che più stai attento,
Certo, bisogna metterci un po' di cura, ripulire i contenitori. Se la raccolta differenziata è di buona qualità, abbiamo meno scarti e abbiamo un riciclo migliore, quindi anche noi contribuiamo a ridurre i rifiuti migliorando la nostra raccolta differenziata dei nostri rifiuti. Grazie. Sì, vedo che c'è un'altra mano alzata. Posso parlare con mascherina, si sente? Sì, sì. Intanto volevo ringraziarla per il suo decreto famoso, la sua legge che ha fatto, la legge Ronchi, che io come amministratore, come diciamo tra virgolette ambientalista e Lega Ambiente, ho speso anni e anni ed è stato veramente un punto importante su tutta la filiera dei rifiuti, poi anche il sistema tariffa, tassa e tariffa che includeva anche questo cambio un po' di rotta sostanziale. La mia domanda è, lei crede che si possa fare un cambiamento radicale col discorso del trasporto privato, le macchine, la trasformazione elettrica? E parliamo di milioni e milioni e milioni di macchine, dal momento in cui il problema litio e terre rare, oltre che essere in mano a pochi nel mondo, non sono certamente sufficienti per creare tutti gli apparati e far funzionare tutto questo sistema. E oltretutto ci sarebbe la parte commerciale più aerea, perché anche inquinamento aereo, il traffico aereo è enorme, che per quale l'applicazione è ancora più difficile. Non crede che sostanzialmente il bivio sia il cambiamento radicale dello stile di vita con dei saggi governanti che possano indirizzare questo? Che ci siano adesso ho dei seri dubbi, questi saggi governanti, però questa è l'unica via per un futuro nostro, di sopravvivenza di questo pianeta. Grazie. Sì, prima io l'ho fatto vedere uno dei miei grafici, che è il settore dove è più dura la transizione, è proprio il settore dei trasporti, è quello che più dipende dai fossili, dall'auto e dai fossili, ed è anche quello che è ostico da affrontare dal punto di vista dell'inquinamento locale. Non so se avete visto i dati recenti sulle polveri sottili, il Padana continua a essere un problema piuttosto rilevante, e nonostante il gran parlare anche la congestione del traffico, qualche miglioramento c'è stato, ma ancora è un problema in molte città. Non c'è la soluzione, passiamo dal motore a scoppio al motore elettrico, abbiamo il noio, non ci credo proprio. L'elettrico è parte di una soluzione complessa che ha vari punti. Fra questi c'è sicuramente la riduzione del numero di auto e della percorrenza delle auto. Ma io non credo che noi possiamo decarbonizzare se abbiamo 700 auto ogni 1000 abitanti. Noi abbiamo il record europeo, non è possibile. Non solo per l'uso, ma anche per i materiali, sono tonnellate di materiali. Quindi noi dobbiamo ridurre il numero di auto circolanti e l'utilizzo dell'auto personale, attraverso l'auto posseduta personalmente. Questo io insieme al cambio delle motorizzazioni da combustione a elettrico. Il motore elettrico, oltre a essere alimentabile con elettricità rinnovabile, però deve essere rinnovabile, se no è peggio, è molto più efficiente del motore a combustione interna. Fate 100 l'energia che entra in un motore a combustione, sapete quanta ne usiamo? Sì e no, 30, il resto se ne va via in calore, infatti dobbiamo raffreddare l'auto con dei ventilatori efficienti, fa un po' ridere, Cioè noi impieghiamo energia per buttare via l'energia in maniera più efficiente. No, il motore a combustione è il prodotto di una civiltà dove le auto erano poche e l'energia era abbondante. No, a parte la crisi climatica, a parte se va per dire. Ma io penso che gli archeologi che ci saranno in futuro, no, faranno gli scavi nella nostra epoca, troveranno ste auto e diranno mamma mia questi. E dovevano essere sapiens, ma non sembra, perché
usavano tonnellate di materiale. Lo tenevano fermo per quante ore sta ferma la macchina al giorno? Su 24 ore la usiamo 2, 3, i fanatici o quelli che la devono usare per lavoro 4 o 5. Beh, insomma, comunque i 4 quinti sta ferma. Usiamo tonnellate con tutta questa potenza e questa energia in genere per portare in giro una persona, occupando uno spazio in città che beh, non c'è più posto. La gran parte dello spazio della strada è occupata dalle macchine che si muovono o che stanno ferme, insomma. Qualcosa di poco razionale c'è in tutta sta roba. È evidente che non corrisponde più all'epoca di un mondo abitato da 8 miliardi di persone con problemi gravi al clima e alle risorse e alla qualità della vita. Quella ha fatto parte di una civiltà di un'epoca passata, adesso sopravvive, ma io penso che è destinata ad essere superata proprio come modello. Intanto la sharing, l'auto condivisa, se la usiamo qualche ora, perché non prendiamo un'auto in 10 e la usiamo in 10? Non è che lo sto dicendo, esiste la sharing mobility, questo principio razionale che si sta applicando ovviamente, no? E poi bisogna anche avere, diciamo, città che non richiedono tutti questi spostamenti imposti, la mobilità ciclopedonale, per fortuna la mobilità ciclabile, cioè la bicicletta elettrica e non elettrica, sta tenendo molto bene, in continuo aumento, e tutte le altre forme di mobilità dolce che si stanno abbastanza sviluppando, insomma. No, penso che la transizione ecologica cambierà molto il modello di spostamento nelle nostre città. Io non so, penso che non sia stato il solo. Una delle cose che mi è piaciuta di più durante il lockdown è che vedevo ste strade con poche auto e si girava a piedi e c'è la città. Io vivo a Roma, sembrava un altro posto. E semplicemente perché le auto... c'era in giro anche poca gente, forse, ovviamente. Però, insomma, questa città occupata dall'auto è veramente non è il massimo dell'aspirazione della qualità della vita. Quindi, se ho capito bene, condivido l'idea che sia semplicemente una sostituzione da una motorizzazione a un'altra. È proprio un cambio di modello quello della mobilità sostenibile. Ci sono altri due interventi, vi chiedo sempre di venire qui. Ecco, prego. Buonasera professore, buonasera a tutti. Sì, sì. Volevo fare una domanda a tema gas, visto che se ne parla abbastanza in questi giorni per via dell'aumento dei prezzi e poi anche per via di quanto sta succedendo tra Russia e Ucraina e quindi il ruolo anche geopolitico di questa risorsa che ho letto essere considerata un po' la risorsa energetica di transizione da, diciamo, i fossili più inquinanti alle rinnovabili. Però abbiamo visto anche oggi, grazie a lei, che comunque è una risorsa energetica che produce inquinamento e quindi andrà comunque eliminata. Però mi domando se oggi ha senso per i governi, diciamo, in generale, investire sul gas. Per esempio abbiamo visto il famoso Nord Stream 2 e poi forse se ne parla anche poco della EastMed Pipeline che dovrebbe collegare, da quello che ho capito, l'Italia alle risorse di gas che sono scoperte anche possibilmente grazie all'ENI a largo dell'Egitto in un famoso Mediterraneo orientale. Quindi l'Italia strategicamente dovrebbe investire sul gas, quindi rigassificatori eccetera, oppure usare le sue risorse che sono anche limitate in altre fonti di come le rinnovabili o eolico o i pannelli solari. Grazie. Già, stavo scaricando il computer. In Italia consumiamo circa 71 dati
2021, 71 miliardi di metri cubi di gas. Quindi abbiamo un notevole consumo di gas. E rispetto al 2019, anche rispetto al 2020, sono aumentati, ma non c'è stato tutto questo grosso picco rispetto al calo, meno del 5% del 2020, e consumiamo ancora un po' meno del 2021. Questo gas proviene per il 39% dalla Russia, e poi proviene per un'altra parte, circa 20%, da Norvegia e Olanda. Il nuovo gasdotto TAP dall'Azerbaigian mi pare intorno ai 7 miliardi, quindi 10% di metri cubi. Poi ne prendiamo dall'Algeria e dalla Libia, dalla Libia molto meno per le ovvie ragioni. E poi abbiamo una fornitura di gasiere, avevamo 3 rigasificatori, ne funzionano 2, uno è stato fermato perché c'era bassa domanda l'anno scorso. Cosa voglio dire? Che le forniture di gas dall'Italia sono abbastanza diversificate. E tuttavia questo picco che c'è stato in Europa e questo minaccia di intervento militare dell'invasione russa dell'Ucraina o di alcune regioni dell'Ucraina ha alimentato le paure e ha avuto degli effetti di rimbalzo sulle forniture di gas all'Europa, anche sui prezzi, ma molto forti, anche perché questo è avvenuto in presenza di un aumento della domanda, più a livello europeo che italiano, e anche a livello mondiale, ma la Cina, che è stato il principale consumatore di gas nella ripresa, ha dei canali diversi dai nostri, anche se piglia un po' più di gas russo adesso, ma non è proprio in competizione. Direi che la situazione europea, del mercato europeo, è un po' particolare. Per esempio, questo aumento non si risente per niente negli Stati Uniti, dove il gas costa molto meno, e si risente anche un po' in Cina, ma meno in Cina che in Europa. Quindi io non so se è una condizione congiunta, cioè che durerà qualche mese. Certo, se scoppiasse la guerra, speriamo tutti di no, credo, allora lì gli scenari sono difficili da prevedere, ma non scommetterei, non penso che noi dobbiamo progettare un approvvigionamento energetico col gas a questi livelli, che è circa quadruplicato rispetto all'anno scorso, rispetto al 2020, scusate, non rispetto all'anno scorso. Quindi nelle situazioni di emergenza, di volatilità, e sono state anche in altri periodi i prezzi che non così, ma che insomma sono molto cresciuti, bisogna avere delle politiche, contingenti, di emergenza, fra virgolette, no? Misure tampone. Le misure strutturali, no, non credo che si debba aumentare strutturalmente il fabbisogno del gas, perché non aumenterà il consumo. Tendenzialmente noi lo stiamo riducendo, e con l'aumento delle rinnovabili, con l'aumento dell'efficienza energetica, non solo il petrolio ma anche il gas, il carbone noi ne usiamo poco, ma anche il gas tenderà a diminuire. Potremmo ridurlo un po' di più aumentando di più efficienza e soprattutto aumentando di più la produzione di elettricità da rinnovabili, perché è quello che incide di più sulle bollette, è il gas per produrre energia elettrica in questo momento. C'è un po' troppo allarmismo forse sul fronte del gas, secondo me sì. C'è un po' di speculazione, sicuramente sì, perché si gioca molto sull'aspettativa. Del resto il cosiddetto prezzo spot è molto affidato all'aspettativa di mercato, che non sempre corrisponde. Nel caso dell'Italia non c'è un boom della domanda e una carenza di offerta.
si riflette più, diciamo, il timore del mercato che non il dato fisico reale, perché non abbiamo né un'esplosione della domanda né una difficoltà di approvvigionamento. Abbiamo un approvvigionamento diversificato, le nostre scorte, anzi stiamo aumentando le esportazioni ad altri paesi europei noi di gas, e ciò nonostante abbiamo un prezzo così alto. Aspettiamo qualche mese col passare dell'inverno, certo, se scoppia una guerra in Europa, ovviamente la guerra ti cambia tutti gli scenari, e allora bisognerà rivedere tante cose. Non credo che diciamo il trend attuale, salvo lo scenario ucraino sul quale non è difficile fare previsioni, credo io. Ovviamente tutti speriamo che non si passi a uno scontro militare in Europa. Uno scontro di quel genere sarebbe molto pericoloso. Lo scenario però non mi pare quello di un aumento di lungo termine che richieda un cambiamento delle politiche energetiche puntando sull'aumento dell'offerta di gas. No, io penso questo non stia nelle cose, insomma. Nonostante la ripresa, noi stiamo consumando meno gas del 2019, ricordiamolo questo, e non abbiamo in questo momento nessuna difficoltà di approvvigionamento, perché abbiamo diverse provenienze dall'approvvigionamento del gas. Il prezzo ovviamente lo vediamo tutti, sta ugualmente crescendo, più per effetto, diciamo, di mercato che non di carenza di offerta a fronte di un'esplosione della domanda, di mercato globale del gas, soprattutto di mercato europeo del gas. Non farei alcune misure, ovviamente, per aiutare le famiglie e le imprese, vanno fatte, io sono d'accordo che siano fatte. Non cambierei la strategia energetica, però, salvo, questo va sempre bene, aumentare le misure di efficienza e sviluppare di più le rinnovabili, ma questo va fatto in ogni caso anche per ragioni climatiche. Questo contribuirà anche a ridurre i consumi e la dipendenza dal gas. C'era un'altra. Sì, buonasera professore. Allora, nei dati che ha presentato prima, sotto accusa c'è anche l'agricoltura per le emissioni di gas serra. Un documentario americano ovviamente mette sotto accusa l'allevamento perché richiede elevatissimi input energetici per l'emissione del metano come gas derivante dalla digestione. Secondo lei la transizione ecologica deve passare anche verso una transizione vegana? È una bella domanda. Diciamo, ho visto studi che dimostrano che si può ridurre parecchio le emissioni degli allevamenti cambiando la dieta degli animali e le tecniche di allevamento. Però altri dicono che con l'aumento dei consumi o mantenendo alti i livelli di consumi di carne, questi numeri non tornano tanto e quindi bisognerebbe perlomeno ridurre i consumi di carne rossa e anche di carne di animali d'allevamento. Di quanto, francamente, c'è una discussione aperta, i numeri che conosco io non arrivano a conclusioni definitive. No, la risposta a tutti i vegani o tutti i vegetariani non necessariamente, almeno non per ragioni climatiche. Ovviamente una riduzione, diciamo così, prudenziale del consumo di carne aiuta, certamente sì, fra l'altro fa pure bene alla salute, oltre che al portafoglio. Sì, buonasera professore. Io volevo chiederle a proposito dei governanti un suo parere sul ministro Cingolani.
perché a me pare che dalle sue varie dichiarazioni, più che un ministro della transizione ecologica, sia un ministro del frenamento ecologico, sia per come ha trattato gli argomenti del PNR, facendo decine di incontri, se non centinaio, incontri con le lobby dei fossili, e facendo tutta una serie di osservazioni che lasciano quantomeno dubbiosi sulla sua, diciamo, impostazione. E quindi, siccome ci saranno tanti soldi adesso a disposizione, io temo che verranno sprecati. Uno di questi elementi, per esempio, nel bonus 110 edilizio, che adesso, voglio dire, ha dato questa fiammata all'edilizia impressionante, causando tra l'altro anche un picco di morti sul lavoro non irrilevante, che siamo quasi oltre i 3 morti al giorno sul lavoro. Cioè, questo fatto di andare a efficientare gli edifici utilizzando materiali che tutto sommato polistirene, polistiroli, sono derivati dei fossili, mi pare una grande contraddizione, che mette anche in evidenza che la lobby dei capottisti sostanzialmente molto più forti della lobby della bioarchitettura, della canapa o di altri settori. E quindi io vedo che le lobby hanno ancora un potere molto forte di azione sui governanti, sia in base al ricatto occupazionale, sia in base a mille altri. Cioè, siamo arrivati non più al negazionismo climatico, ma all'inattivismo. Cioè, veniamo a discutere di, stiamo ridiscutendo sul nucleare già bocciato dagli italiani con 2 referendum, sull'acqua c'è stato un referendum e non mi pare che l'acqua sia pubblica, non se ne parla, anzi la si porta in borsa. Quindi io la transizione ecologica ne sento parlare, vedo che si condivide, ma vedo che le azioni realmente messe in pratica fanno grande fatica. E se guardo la pubblicità che c'è in TV delle auto, tutto posso vedere, perché, voglio dire, ce ne sono, non so, la sera, se uno guarda una qualsiasi trasmissione non a pagamento, si vede decine di pubblicità in cui l'auto è il modello per cui tu ti senti realizzato. Quindi, voglio dire, dubito che arriveremo come gli iPhone per i ragazzi, come tutta una serie di prodotti. Quindi l'economia circolare circola tra di noi più che nel paese. Grazie. Beh, insomma, mi ha chiesto tante cose. Dico la verità che, avendo fatto anch'io il ministro dell'ambiente, tendo sempre ad essere molto indulgente con i miei colleghi. Un pochino è difficile fare il ministro dell'ambiente, ve l'assicuro, e non per giustificarmi né per giustificare gli altri. Detto questo, in effetti una serie di sortite del ministro Cingolani io come ministro non le ho capite. Cioè, da quando ha detto che la transizione ecologica è un bagno di sangue a queste uscite sul nucleare, non so. Quindi sì, penso che un po' di ragioni critiche, a parte la difficoltà, che la transizione ecologica è molto complicata da realizzare, e soprattutto nell'azione di governo, insomma, non è così facile. Ma detto questo, e mettendoci anche il carico di, diciamo, di un ex ministro dell'ambiente, condivido che potrebbe fare un po' meglio e concentrarsi di più sulle misure ambientali. E sulle osservazioni, vabbè, sull'auto ne abbiamo appena detto, su... E, diciamo, un certo greenwashing troppo diffuso, e come si fa a non essere d'accordo? E bisogna però cercare, questo è almeno lo sforzo che faccio io, proprio siccome le questioni sono molto serie, di separarne e cercare di risolverne qualcuna, ecco, almeno questo cerco di fare io. È cosa molto complicata, me ne rendo conto. E il quadro complessivo l'ha descritto in maniera piuttosto cruda, ma certamente non è favorevole. E i fattori di freno sono molto superiori ai fattori di cambiamento. Ne ha fatto un elenco lei, ma insomma, se ci mettiamo lì possiamo anche allungare l'elenco. Quello che
vedo io che i potenziali del cambiamento ci sarebbero. Più che non si fanno le cose, alcune sì, altre si fanno sbagliate, ma quelle che si fanno ne facciamo troppo poche in modo troppo lento. Vedo tempi della crisi ecologica climatica troppo rapidi rispetto alla nostra capacità di reazione, che è troppo lenta. E se non si rimette in sintonia questi due tempi, quelli della crisi e i nostri del cambiamento, la tendenza è veramente preoccupante. Ecco, allora mi riservo un po' un'osservazione, sentendo un po' tutto quello che appunto che ha detto lei prima, e anche le domande tutte molto belle, tutte molto interessanti che sono state fatte. Cioè, allora abbiamo, se non ho capito male, ci sono una serie di imprese, lei diceva, no, dalle slide, se non ho capito in modo sbagliato, che comunque un sistema di imprese che sarebbe anche predisposto, no, ad un'economia circolare. L'economia circolare, però, mi pare di capire, richieda davvero un cambio di mentalità, cioè un capovolgimento di mentalità. Soprattutto appunto per quanto riguarda il modo di consumare, che di fatto è un po' il mondo nel quale siamo vissuti. Ecco, io almeno, insomma, sono nata e cresciuta in questo mondo, con questo sistema di consumi, con queste spinte al consumo. Ora effettivamente l'economia circolare ci chiederebbe un capovolgimento di visione delle cose. Cosa che non è assolutamente facile. Ma lei diceva prima, per esempio, anche c'è la finanza che, in ordine alla relativamente alla tassonomia, no, europea, la finanza avrebbe anche dato delle indicazioni, come dire, no, o le cose si fanno e sono veramente verdi, o altrimenti il greenwashing non paga e non va bene. Quindi, come diceva lei poco fa, c'è una potenzialità, no, di cose, ma ci sono anche attori diversi, cioè ci sono le imprese, ci sono i cittadini. Mi domando, perché mi pare un po', cioè, chi comincia? Chi è che fa scattare il meccanismo? Forse ciascuno per la sua parte, ma chi è che in qualche modo ci fa vedere la cattedrale? Dobbiamo immaginarcela ognuno per sé, puntando su quelle che sono le potenzialità, le cose positive comunque che vediamo, o cosa? Cioè noi che cosa facciamo? Cioè come la realizziamo questo? Quanto spetta per esempio anche a noi il ruolo del singolo? È importante, non è importante, ecco. No, io penso che, partendo dal cambiamento climatico e dal dibattito, il mio paese emette l'un per mille, l'un per cento, no? Se nessuno comincia, nessuno comincia, e quindi le cose peggiorano sempre. Ciascun paese deve fare la sua parte, la deve fare in ogni caso, non perché lo fa un altro o non lo fa. A me è piaciuta la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca, che ha annullato la legge per il clima tedesca, e uno dei motivi che portava a quella legge, che non era poi, noi non ci abbiamo manco quella, era che dovevano aspettare l'evoluzione della normativa europea. La legge tedesca ha detto no, la Corte Costituzionale tedesca no. O intanto noi facciamo quello che dobbiamo fare noi per i giovani, per la nostra parte, poi gli altri noi rispondiamo. E noi ha annullato la legge, perché intanto la Germania deve mettersi su una via di neutralità climatica. Ah, ma non posso fare la neutralità climatica solo in un paese. Tu comincia a farla per la parte tua. E mi sembra molto importante, e questo vale anche per ciascuno di noi, insomma. Poi io penso che alla fine noi siamo anche cittadini che votano, che ragionano, che dialogano
con le forze politiche, con i loro amministratori locali, con regionali, con le scelte politiche nazionali. Qui bisogna farlo pesare. Credo che questo dato, oltre al comportamento, anche il comportamento politico elettorale, deve pesare di più. Che l'Italia sia uno dei pochi paesi europei che non ha più i verdi in Parlamento e al governo, io penso che sia un problema. Poi gli elettori italiani non lo vogliono, va bene, ma bisogna capire che qualcosa succede se non ce l'hai. Non è irrilevante il peso politico elettorale delle scelte, oppure che insomma qualcosa bisogna pur fare, ecco, questo voglio dire. Si sta facendo nei comportamenti così e così, possiamo anche informarci molto di più, cioè, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo, delle cose che si possono fare, degli strumenti che sono disponibili. L'intervento prima criticava in toto il 110%, è vero, ce ne sono molti che se ne approfittano, ne ho sentiti anch'io che utilizzano i cappotti fatti con materiali fossili, però ti puoi pure informare, puoi anche dire no, me lo fai così, e può essere uno strumento fatto bene anche l'efficientamento di un edificio utilizzando questa come occasione positiva. Voglio dire che una norma può essere usata bene o usata male, e questo dipende anche da chi la usa, se si informa, se si impegna. Le imprese c'è un po' di tutto, però siccome diciamo i cittadini attenti sono aumentati e l'attenzione dei cittadini è cresciuta alla qualità ecologica, i mercati non è che si sono tanto i mercati finanziari, poi sono operatori, investitori, gestori di fondi. Non so se sono loro, diciamo, convertiti. Sanno che se i loro fondi non sono credibili, comincia a esserci una quota importante di cittadini consumatori che non li vuole più quei fondi lì. E quindi si dice, se ci metto il bollino verde, deve essere verde, se no non riesco più a piazzare i fondi. Ecco. Imprese, io ne conosco ormai parecchie, ce ne sono che operano seriamente, che lo fanno per varie ragioni, alcuni anche perché non mica tutti pensano se distruggo il mondo sono più contento perché prendo l'auto più grossa o compro due ville anziché una, no, non è mica così, c'è anche gente che ci pensa, insomma, che ha i figli, che se potesse dare una mano a non peggiorare il mondo, averlo migliore, oltre a fare i propri interessi, io penso che esista la gente, esista, la conosco, non è che bisogna aumentare la quota di impegno e la qualità di questo impegno in questa direzione. Il mix è complessivo, comportamenti individuali, dei soggetti collettivi, delle imprese, dei mercati, dei consumatori, della politica, e questo mix poi accelera, rallenta, fa il cambiamento o non lo fa. Poco o tanto, poi ciascuno di noi la sua parte la gioca, la può fare, la può giocare bene o male, ma la può, non è che siamo impotenti, io non ci credo, ciascuno di noi la può giocare un ruolo in questa transizione ecologica, io su questo sono proprio convinto, puoi giocarla bene o male, ma non c'è dubbio che non sei solo spettatore. Bene, allora, visto che ormai si sono fatte le 10:30, con questo messaggio di impegno e di speranza, direi che possiamo concludere. E io ringrazio tantissimo il professor Ronchi che ci ha dedicato questo tempo e ci ha permesso di camminare un pochino, di camminare un po' nella conoscenza del problema e anche poi nella motivazione a cercare di fare delle scelte di vario tipo
personali, politiche, sociali che insomma possano andare nell'ordine della transizione ecologica. Grazie e ringrazio anche tutti voi che avete partecipato così numerosi, è stata una grande soddisfazione dopo questo periodo di silenzio e assenza e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Parleremo di agricoltura sostenibile dalla terra per la terra con il professor Francesco Morari dell'Università di Padova. Sarà un modo per continuare anche a ragionare sempre sul tema della transizione, sulle questioni dell'agricoltura che erano agricoltura allevamento, insomma, che sono state toccate anche in qualche vostro intervento. Bene, grazie, grazie ancora. Buona serata a tutti. Arrivederci, grazie professore, grazie e buon lavoro per tutto. Grazie. 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 Grazie, abbiamo partecipato con piacere, noi veniamo dalla FUCI qua di Treviso Ah, bene. e abbiamo seguito con interesse. Ora si registrerà la conferenza.